Che cosa propriamente autorizza un direttore a stare sul podio di fronte a tante persone, ad avere un ruolo preminente rispetto a tanti musicisti preparati che hanno studiato, eccetera, eccetera? Ancora una volta Shershen ci dà una mano in questo. Il direttore deve avere una audizione interna dell'opera tanto perfetta come la ebbe il suo autore. Il laccio più vivo che può unire fra loro i suoni è il canto. Il canto non è dato che all'uomo. La rappresentazione sonora ideale del direttore, la sua audizione interna dell'opera, dovrebbe consistere precisamente in questo: cantarla intimamente, alla perfezione e intensamente. Quando l'opera, da questa condizione, acquista vita nella sua mente, e risplende nel suo fulgore originale, nella sua primitiva purezza, non deformata né disturbata dalle imperfezioni inerenti al modello strumentale nel quale deve diffondersi, allora possiamo dire che il direttore è degno di praticare la magia della direzione. Che cosa c'è dietro a queste frasi, anche un pochino altisonanti, anche un po' con un linguaggio retro per noi? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire avere uno studio dell'opera colossale, vuol dire conoscere il brano come il compositore, dico io più del compositore, perché il compositore ha la creatività dalla sua parte, quindi è lui che ha il momento dell'invenzione, il direttore no, il direttore non può far altro che prendere atto di quello che c'è nella pagina, quindi solamente attraverso uno studio, uno scandaglio massimo, può arrivare a avere una sua rappresentazione ideale del brano, è bellissimo, non disturbata dalle imperfezioni degli strumenti. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire avere in mente appunto il canto. Un po' come quando si parla di Bach, della sua musica assoluta, no? Cioè pensare a una linea ideale. Poi nel momento in cui ti trovi davanti all'orchestra, ed ecco il secondo concetto importantissimo, oltre allo studio colossale, di nuovo l'ascolto, le orecchie, perché la mia rappresentazione dell'opera, del suono, della frase, nel momento in cui incontra dei limiti, ovviamente perché ogni strumento ha un suo limite, io, attraverso la percezione di questi aspetti, devo lavorare per cercare di portare il più possibile l'esecuzione verso quella rappresentazione che io mi sono fatto dallo studio della partitura. Quindi, ancora una volta, grandioso studio e grandiosa attenzione, grandioso ascolto. E c'è un altro aspetto, però, molto importante per il direttore, e cioè la psicologia. Tutti noi sappiamo le storie, i miti dei grandi direttori, non so, di Tito Scagnini che urlava, imprecava contro l'orchestra, eccetera, eccetera. Però, al di là del cambio dei tempi e anche del fatto che Toscanini è Toscanini e io sono io e così via, quindi fatte le debite proporzioni, bisogna pensare che l'aspetto psicologico è davvero molto importante, perché se io ho un musicista, io come direttore decido qualunque cosa avvenga a prove e al concerto. Se io non sono contento di un qualcosa, di un passo, di uno strumento, glielo posso far ripetere una, cinque, 20 volte. Chiedo, rifai, non va bene, rifai. Però a seconda di come accolgo anche, per esempio, le ripetizioni che chiedo, cambia tutto. Io posso chiedere, non è ancora, io lo voglio più così, più colà, meno questo, più quello, rifacciamo ancora, rifacciamo, e mano a mano che vado avanti, per esempio, gratifico, dico bene, questo è molto meglio, bravo, stiamo raggiungendo il risultato. O viceversa, posso con grande atteggiamento sprezzante dire rifai, no, non va, rifai, 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 10 volte, 15, ma poi a un certo punto, boh, vabbè, andiamo avanti. E capite che senza dare quel po' di giusta gratificazione per una persona che comunque ha fatto uno sforzo, nella migliore delle ipotesi avrai un musicista che suona nel dubbio, ma avrò migliorato il passo? No, sì, sarà stato contento, non sarà stato contento? Quindi suona con l'angoscia, suona col patema d'animo, non aiuta a un'esecuzione serena, unitaria, liscia, perfetta. Ci sono delle angolosità in questo senso. Quindi
cercare sempre di assecondare e accompagnare, pretendendo, perché ho detto prima, se il direttore non ha la sua idea e non la cerca, cosa ci sta a fare? Però ovviamente anche nel massimo, nella massima considerazione dello sforzo dei musicisti che gli sono davanti. Ecco. E quindi, ripeto, grande studio, grande attenzione all'ascolto e psicologia nel capire di dover pretendere, di poter e di dover pretendere, naturalmente di dover anche gratificare in modo da avere delle persone che sono davvero soddisfatte, contente del lavoro e che proseguono nella maggior serenità possibile.